E oggi vogliamo presentarvi un libro pubblicato nel 2020, ma come dicevo anche nel nostro sommario, attuale per i temi trattati. Il libro si intitola Donne di sabbia, edito dalle Paoline. La sua autrice, Laura Cappellazzo, ha lavorato come educatrice con minori maltrattati, con ragazze della tratta sfruttate sessualmente, donne vittime di violenza sia in Italia che all'estero. Attualmente si occupa di sensibilizzazione e scrive di donne e uomini protagonisti di storie nascoste ma importanti dal punto di vista umano. Il suo ultimo libro si intitola Madri e Maree, sempre edizioni Paoline del 2022, ma oggi siamo collegati con Skype con Laura Cappellazzo per parlare del suo primo libro, appunto Donne di sabbia. Buongiorno Laura, benvenuta. Buongiorno a tutti. Ciao, spero di aver detto e di averti presentato in modo esatto. Se c'è qualche inesattezza ti prego di correggerla. No, va tutto benissimo, grazie. Bene, allora, Donne di sabbia è il racconto di alcune storie di tratta e di violenze. Come scrive l'avvocato Caterina Boca nella postfazione, sono storie così vere da non poterle credere. Un libro in cui, Laura, hai portato la tua esperienza lavorativa che ti ha permesso di incontrare le tue donne. Sì, esatto, è nato da un'esigenza. Una mia esigenza personale, nel senso che in quel momento avevo cambiato lavoro, avevo cambiato mansione e anche settore, però sentivo che dovevo continuare il percorso che avevo iniziato lavorando con queste donne, lavorando nel mondo complesso della violenza contro le donne, quindi la violenza di genere. E quindi l'esigenza era mia, nel senso che ho cominciato a scrivere quasi fosse un diario, perché io ho sempre usato la scrittura anche nel lavoro, proprio come un diario per, come dire, razionalizzare tutte le vicende, le vicissitudini, no? Che si attraversano come educatrice quando si cammina insieme a donne che iniziano un percorso di riscatto. Quindi ho iniziato a scrivere e lì ho capito che era proprio questo quello che potevo fare per loro in questa mia nuova svolta, e cioè portare a conoscenza delle loro storie, portare a conoscenza più persone possibili del mondo che sta dietro ai progetti educativi, perché nella cronaca, giustamente, essendo cronaca, nei giornali noi leggiamo gli episodi e quindi c'è stata questa violenza, c'è questo numero di persone che di vittime di femminicidio, no? Quindi dati, notizie, fugaci, numeri. Invece quello che vorrei raccontare è il percorso, quindi c'è un inizio, ma poi c'è un camminare, ci sono degli obiettivi, c'è un'uscita, ci sono dei traguardi che vengono raggiunti o che non vengono raggiunti. Perché rimanere con la fotografia della donna come vittima di violenza, a mio avviso, è un ulteriore, come dire, vittimizzazione, appunto, si dice, no? E quindi è Certo. continuare quella violenza. Invece no, la violenza può avere un fine e può esserci un nuovo inizio. Sì, è molto bello questo, che appunto non ti limiti a raccontare il dramma e il dolore, ma anche la speranza e la rinascita. Su questo torneremo tra qualche minuto. Prima volevo chiederti, Laura, di storie come quelle che vedono protagoniste le tue donne, le donne di sabbia del tuo libro, sono ahimè numerose. Poi il periodo della pandemia non ha sicuramente migliorato la situazione. In base a quale criterio hai scelto le storie da raccontare, da pubblicare e da rendere note? Ma è un criterio prettamente personale, penso, nel senso che sono, per esempio, se penso a Letizia, è stata la prima grande storia su cui mi sono imbattuta. Lei era giovanissima, io anche, perché era uno forse dei miei primi incarichi come educatrice, quindi avevo 24 anni, lei ne aveva 14. E se penso a Soledad, è il caso forse più subdolo di violenza all'interno della coppia,
su cui mi sono trovata a lavorare, perché c'era una violenza che non è stata riconosciuta, o se è stata riconosciuta alla fine, dopo appunto dei colloqui, non è stata affrontata perché non si poteva in quel momento definirla violenza, o comunque no, non si poteva, ma la ragazza non riusciva a definirlo in quel momento. Quindi forse le ho scelte proprio per la carica emotiva che hanno avuto su di me, anche perché poi ho raccontato il lavoro dell'educatrice che deve fare su se stessa, no? Perché anche questo è un aspetto poco raccontato. Ci sono migliaia e migliaia di persone in Italia che come lavoro fanno gli educatori, gli operatori, no? Però non si sa bene che cos'è questo lavoro, non viene raccontato, perché è un lavoro che vive di emergenza e quando c'è emergenza non c'è il tempo di mettersi lì a scrivere. Quindi era un secondo obiettivo del libro, era raccontare anche questo. Quindi forse ho raccontato le storie che per me sono state più impegnative anche a livello personale, oltre che professionale, no, forse personale, perché se penso ad altre storie professionalmente forse sono state anche più impegnative, magari quelle le ho raccontate in Madri e Maree, però sì, c'è stato proprio, come dire, sono state loro che sono venute a trovarmi perché erano quelle più vicine in quel momento alle mie emozioni, ecco. Sono state le storie a scegliere te, non sei stata tu a scegliere le Molto, sì. storie. Laura, Sì. mentre stiamo parlando di questo argomento, ho davanti un sito, un'agenzia di stampa, quindi che pubblica da notizie minuto dopo minuto. A Roma la polizia locale ha arrestato un uomo che ha maltrattato e picchiato la compagna. Quindi notizie come queste sono, ahimè, all'ordine del giorno. Tu con grande delicatezza, appunto, in punta di piedi hai raccontato la violenza e la rabbia legata a queste storie, ma anche la speranza. Quindi è possibile rinascere dalle ceneri di una violenza, di un maltrattamento, dello sfruttamento? È possibile rinascere e sono loro che me l'hanno insegnato, ma è molto difficile, su questo sono molto onesta. È molto difficile perché oltre a necessitare questo tipo di percorso, di una struttura sociale, educativa, comunque di una struttura, di una rete anche strutturata, quindi anche formale, per uscire da questo tipo di situazioni, e fortunatamente in Italia esiste questo tipo di rete, di struttura, anche se andrebbe implementata e soprattutto incentivata economicamente, perché le difficoltà sono veramente molte da parte degli operatori e spesso ci si scontra proprio con la mancanza di risorse economiche per poter lavorare al meglio. Ma oltre a questo c'è la necessità di fare anche un percorso personale da parte della vittima, un percorso di ricostruzione del sé, che è un percorso molto lungo e che necessita anche questo di un incontro con professionisti che ti aiutano a farlo, ma necessita anche di una enorme forza personale che è ridotta in briciole dopo anni che si vive da vittima di violenza, perché la violenza non porta solo cicatrici al corpo, ma porta delle cicatrici molto più profonde, che è proprio nell'essere donna, nella persona donna, che smette di credere in se stessa. Ed è estremamente convinta di non valere nulla e quindi di non potere nulla. E questo c'è lì la storia di Dashuri che ce lo racconta, che è una storia, forse una delle poche veramente a lieto fine, in cui c'è stato proprio uno sforzo enorme da parte sua per poter ricostruirsi e per poter ricominciare. È molto bello e profondo quello che dici, Laura. Questo è già un messaggio che in qualche modo tu hai lanciato. In aggiunta, che cosa ti senti di dire alle donne di sabbia che leggeranno il tuo libro?
o che cosa hai detto a coloro le quali l'hanno già letto, perché appunto il libro è uscito un paio d'anni fa? Guarda, mi viene in mente proprio in una presentazione recente in cui parlavamo di violenza sulle donne. Una signora mi si è avvicinata alla fine della conferenza in cui c'ero io, poi c'erano altri esperti, no? Ed è arrivata lì dicendomi: tutto bello quello che avete detto, ma io sono una vittima di violenza, sto cercando di uscire e mi sento sola. E quindi, come dire, in una frase aveva smontato tutto questo messaggio positivo che io cerco di dare, perché quello che cerco di dire nel mio piccolo è che sì, si può ricominciare, si può uscire, si può ricostruire. Sono onesta e lo dico, ci vuole tanta fatica, ci vuole tanta energia, tanta forza di volontà e tanto aiuto. Ma lei in una frase me l'aveva stroncata, perché fondamentalmente si sentiva sola. E quando uno si sente solo, si sente abbandonato e si sente di dover fare affidamento solo alle proprie forze, ma come dicevamo prima, le forze sono ridotte veramente all'osso, no? E quindi quello che mi sento di dire è questo: cercate di non sentirvi sole, di non pensare che quello che state vivendo è l'unica realtà possibile. E questo lo uso sempre, lo dico sempre usando delle parole che mi sono sentita dire, perché a febbraio, in occasione della giornata internazionale contro la tratta promossa dalla CEI, ho intervistato una ragazza con cui avevo lavorato e che ora cerca di vivere una vita normalissima e con il suo lavoro, con le sue cose, l'affitto da pagare, eccetera. Quindi l'ho voluta intervistare proprio come esperienza di una donna che era uscita dal mondo della violenza e anche dal mondo dello sfruttamento sessuale. Ed era stata lei che mi ha detto: io vorrei dire a tutte le ragazze, non pensate che questa è l'unica realtà possibile. C'è un'altra realtà dietro a tutto questo che state vivendo, bisogna cercarla. Ecco, nel momento in cui si capisce appunto che c'è un'altra realtà possibile, lì parte anche la consapevolezza che si può andare oltre, si può superare questo muro di dolore, di solitudine e di sofferenza. Allora, io consiglio davvero questo libro a tutti i nostri telespettatori, uomini e donne, senza differenza. Donne di sabbia, firmato da Laura Cappellazzo, edizione Paoline, prefazione di Elena Guerra, postfazione di Caterina Boca. Laura, grazie per essere stata con noi. Magari, ecco, tra qualche settimana ci risentiamo dopo le meritate vacanze per parlare del tuo ultimo libro, Madri Maree. Ci farebbe davvero tanto piacere. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, a presto, Laura, grazie.